caserma per la Guardia di Finanza di Arezzo, uno stabile che vedete alle mie spalle, che era già stato ristrutturato e reso agibile dal 1° settembre del 2020, ma la sua inaugurazione è stata rimandata a causa della pandemia. A causa del Covid, ma è importante perché abbiamo ottenuto la presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, il generale del Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, che ci ha onorato, oltre a tutte le autorità cittadine intervenute, e questo ci fa veramente piacere. Lo stabile, che si trova in via Garibaldi ad Arezzo, è un ex monastero del 1500 ed è stato intitolato al generale Guido Del Buono. È costante l'impegno del corpo a contrasto dell'evasione e dell'illusione fiscale, del riciclaggio, della corruzione, degli illeciti bancari, societari e di borsa, così come di ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nei circuiti dell'economia legale. Fenomeni illeciti gravi, che purtroppo non risparmiano nessun contesto territoriale, e così anche per Arezzo, importante realtà produttiva del paese con punte di eccellenza nei settori dell'alta moda e della lavorazione dell'oro e dell'argento, la Guardia di Finanza rappresenta e continuerà a rappresentare un fermo presidio di legalità. E lo farà attraverso un'azione sempre più orientata a sostenere i tanti operatori economici onesti. Penso innanzitutto a quelli maggiormente colpiti dalla crisi, che con ammirevole forza di animo stanno provando a ripartire, ma anche a quelli che, malgrado le difficoltà, hanno trovato l'energia, il coraggio e la determinazione per proseguire sulla strada dell'innovazione e continuare a competere sui mercati internazionali. Storie di persone che non si sono mai arrese e che ora più che mai hanno bisogno del sostegno delle istituzioni. Un sostegno da dimostrare anche evitando che le organizzazioni criminali possano approfittare delle condizioni di debolezza di alcuni settori, o che il cinismo, il senso dell'opportunismo e la disonestà di chi agisce al di fuori delle regole possano tradursi in un ingiusto vantaggio competitivo a detrimento di quanti invece si muovono all'interno di una cornice di legalità e di trasparenza. Noi faremo la nostra parte, con l'impegno e la determinazione di sempre, mettendo al servizio del Paese tutte le nostre capacità e competenze. Anzi, a partire da oggi, la nostra azione in questa realtà potrà essere ancora più efficace. La pandemia ci insegna, insomma, che il vostro ruolo, se mai fosse possibile, è ancora più importante, perché ci sono tanti sussidi che vengono richiesti, poi arriveranno tanti finanziamenti, quindi il vostro intervento sarà importantissimo su questo fronte. Sì, il settore della spesa pubblica è strategico, già lo era nel periodo precedente a quello dello scoppio della pandemia. Successivamente tutte queste provvidenze e, diciamo, erogazioni statali e anche comunitarie, come si prospetteranno a breve, ecco, ci impongono di porre un'attenzione particolare. Siamo già da mesi impegnati con analisi di rischio e avremo anche operazioni da concludere a breve.